Nell'episodio precedente. No! Mari, sono caduto! Sono caduto! Vadi! Sì, che ci sono gli UFO in Minecraft, teorie di cospirazione. Sì. No! Sei morto! No, dai, sei morto all'ultimo! Non ci credo! Oddio, gli è rimasto un genitore! Uccidiamolo! Oh, ti giuro, non l'ho mai visto! Allora, vi avrò fatto di sicuro un riassuntino dell'ultimo episodio, che è stato abbastanza divertente ed incredibile, e off camera, perché volevamo migliorarci off camera, abbiamo preso un gattino che quanto... Bani, quanto sta saltando sto gattino da una? Troppo. Troppo, tipo. Stracarino. È stracarino, però mi sa che dovremmo abbandonarlo, perché in questo episodio abbiamo intenzione di andare ad esplorare un po' di zona. Magari troviamo qualcos'altro, perché sto villaggio abbandonato ci sta, perché ci sta, però magari troviamo zone migliori. Quindi io ti direi, prendi le cose tipo il cibo, il legno e le armi e andiamo ad esplorare. Oh gattino, fai la guardia a casa, eh. Oh, sta attento. Non fa entrare in mob. Ecco, bravo, non li faccio entrare e direi di andare verso, boh, non lo so, a caso andiamo di qua. Quindi ora ci mettiamo ad esplorare. Se troviamo qualcosa di interessante, come il tempio dell'ultima volta, no, cos'era il portale, ne? Se non mica trovate il portale, ecco, come il portale dell'ultima volta, in caso me lo farete sapere nei commenti. Qua sotto c'è anche del ferro, buono, lo prenderemo più avanti. Pony! My Little Pony, Mada! No! No, dobbiamo prenderlo! Non te lo puoi metterne in tasca, tipo glielo rubi a mamma Pony. No, guarda come polleggia, poneggia. Ma se io faccio con la carota, no? No, non fa niente. Bene. Oddio! Oddio, ti sei saluto! Ah, no. Oh, guarda lì davanti! Mani! C'è un villaggio! E un botto di erba. Oh, c'è un villaggio! Dai, magari non è abbandonato. Vedi che non lo vedo io. Qua davanti, dove stas? Vieni. Beh, cioè, sei cieco. Dove stas? E sta chi? Magari non è abbandonato. Allora, ci sono i maialini. Buono, dai. Fate che non sia abbandonato. Cioè, quante probabilità ci sono di trovare... Oh, non è abbandonato! Quante probabilità ci sono di trovare due villaggi attaccati. Cioè, quanto abbiamo camminato? 500 blocchi neanche. Neanche. Niente. Cosa stai picchiando? Ma io mi giro e tu mi picchi gli animali. Sto sgozzando le caprette. Hai ucciso le caprette e gli animali. Perfetto. Buongiorno. Allora, se picchi i villager, il golem ci slama. Te lo dico tranquillamente che ci slama. Non lo tocchiamo. Sono stato slamato più volte. Qua c'è... Ah, c'è il maghettino della situation. Fa scambi. Vende roba. Devi dare gli smeraldi, che uno tra l'altro l'abbiamo anche trovato, quindi bueno. Allora, io direi ci lootiamo un po' il villaggio e se ci va, ti propongo sta idea, se ci va ci piazziamo qua, volendo. C'è pure la pecora grigia. Vuoi fare il trasferimento tattico in sto episodio? Sì, sì. Ok, quindi esploriamo un po'. In caso poi taglio il pezzo, vediamo cosa troviamo. Se trovi qualcosa di interessante mi facci sapere. Vabbè, ci vediamo dopo. Ah, vero, vero, vero. Dove l'hai preso te? Sì, è vero, sì, praticamente. Sì, ok, stavamo costruendo robe e catturando sostanzialmente il gattino. E abbiamo trovato un trident, quindi strabotta di fortuna. Bene, benissimo. In caso ce lo teniamo lì da parte, per ora non lo utilizziamo, non facciamo errori. E buono, comunque il tridente è ottimo. Quindi io ti direi, prendi tutte le robe utili e ce ne andiamo nella nuova casa. Ok, allora abbiamo preso tutto, ora partiamo e abbiamo gli inventari stracolmi. L'unica cosa, mi dispiace dirtelo Bani, il gattino. Dovremmo abbandonarlo qua in casa. Il gattino rimarrà sempre qui. Ripperoni. Sì. Oh, gattino, sorveglia per almeno fino alla fine per dei sempre. Suoi giorni, esatto. Quindi addio gattino. Niente, andiamo nella nuova casa che dovremmo costruirci, tra l'altro. Ce la facciamo simile? Sì, spostare la casa sì, simile. Sì. Vi avremmo fatto un piccolo taglio, ma per noi è passata un'eternità. Cioè, ho fatto... Mio figlio si è laureato, per quanto tempo è passato. E allora, mi hai rubato il letto. Partiamo dal principio che mi hai rubato il letto. Perfetto, quindi sputi il letto. Ok. Bianco, tra l'altro. Che schifo, bianco. Potremmo colorarlo di rosso appena possiamo. Appena potremo. Esatto, e come vedete ci siamo fatti una seconda casa, però no, lì sopra ho sbagliato. Vabbè, dopo li cambiamo. Comunque ci siamo fatti una seconda casa, sto giro però sull'acqua. Perché? Perché ci andava e vogliamo fare i fighi della situazione. Tra l'altro qua in mezzo, sai cosa? Ah, sai cosa? Ci possiamo mettere un tavolino. Sì, dai, ci mettiamo un tavolino, servono le fence però. Cioè, guarda il tavolino, quanto è invadente. No, dai, no, è stra-invadente. È invadentissimo. Me l'aspettavo migliore. E qua, allora cosa ci mettiamo? Cosa ci possiamo mettere? Un gattino servirebbe. Prima di andare ad esplorare con questo tempo un po' gagliardo, ci possiamo fare una roba del genere? Dimmi se ci può stare, io te la imposto. Tipo una roba così che mettiamo sotto le scalette.
Ora dovremmo prendere dei blocchi che volendo possiamo togliere. Guarda, ti faccio vedere. Facciamo così e sopra. Tech. Delle altre scale. Esatto, tipo delle altre scale. Ci può stare come idea? Sì. Dai, ci piace così? Ci può stare, dai. Ci piace, almeno ci c'è la scalettina. Dai, l'unica cosa che dovrei cambiare i cosi là sopra. Mi danno un po' fastidio. Io voglio mettere... Oh, to, bravo. Ci luci. Maialino, ti segue perché c'hai... Sì, ti segue perché c'hai la carota. Vengi, oppure vengi, sei un maiale come lui, ti riconosce come suo simile, diciamo. Vai, portalo in casa e da lì non uscirà più. Guarda che parkour! Guarda come si destreggia! Bravo, Vai, fallo entrare. Bravissimo. Bravo. Stupido. scappa, esci. No. Ok. Stupido. Perfetto, quindi la casa ce l'abbiamo. Scrivetemi ovviamente come migliorarla, perché si può sempre migliorare, giustamente, almeno anche nell'acqua, molto carina. Perfetto, è bella. Esatto. E ora diciamo che... Ah, facciamo così. Dormiamo e poi andiamo ad esplorare. Guarda qua. Guarda lì. Fatto, senza neanche tagli, proprio perfetto. C'è anche un pollo, se... Ah, due polli, attenzione, potrebbe essere una famiglia felice. Puoi vedere la famiglia felice. Niente. Ah! Oh! Allora, perché non ammazzare anche il socio? Perfetto. Per ora il maialino rimarrà vivo, non creiamo troppi disagi. Non abbiamo, come si chiama, l'armatura, e quindi magari ci rimaniamo secchi. Metti caso che, non lo so, ti becchi uno scheletro che ti tira una freccia in gola, eh? Come la risolvi poi la situazione? Non la risolvi. Non so se la risolvi anche con l'armatura. Esatto, anche con l'armatura. C'è in gola. Esatto. Vabbè, ci sta. Ecco, c'è lo scheletro di cui tanto narravamo prima. Arrivo. Ok, tiro le sberle. Ok, però non è che abbia tutta sta vita in realtà. Qua si scende un bot. Dai, c'è il carbonio. Sì. Mazza. Ah, bella. Oh, no! Non è esploso. Infatti. Oh, va bene così. Ma noi ci ricordiamo dopo. Assolutamente no. Cioè, cosa credi? Qua vedo dei lapislazzuli. E però sono pericolosissimi da prendere. Oh mio Dio, devo stare attentissimo. Prendili, ma... No, sto bruciando. La fine. Rip. Sto bruciando un botto. No, spera che io non muoia. Massa. Che tensione. Ok, perfetto, sono vivo. Dai, ci saranno i diamanti. Cioè, davvero non troviamo i diamanti. Davvero gioco? Non puoi farci trovare i diamanti? Troveremo qualcosa. Però occhio, non scavarti sotto i piedi, perché è la fine. No. Finisce in tragedia e poi le lacrime virili che partono. Cioè, vabbè, non sto neanche a spiegarti. Oh! Vai lì! Cosa? Ho trovato i diamonds e la redstone. Cos'è? Ma soprattutto i diamonds. Perfetto, ora aspetta. Spacco intorno per vedere quanti sono. Venghi. Spacchi. Spacco tutto, torce, sì, me ne ero fatte altre, perfetto. L'ho spaccato. Esatto, ok. Allora, quanti... Dai, saranno almeno, speriamo in due o tre, dai. Ma questi si tolgono con cosa? Con il piccone di ferro, sì. Quindi, okay. Se non ce l'hai... Il mio è quasi rotto. Io ne ho fatto un altro, altrimenti era la fine. Quattro, dai, quattro diamanti ci sta. Purtroppo non abbiamo il piccone con fortuna. E quindi quattro ne avremmo. Io ne ho tre, tu ne hai uno in teoria, se non sbaglio. Vediamo se ce ne sono altri. Perfetto, esatto, prova a vedere se è la zona che, dato che abbiamo trovato questi, o non ci mette più niente per un quarto d'ora il gioco, oppure ce li... Stanno ancora comunque. Sì, ma ne abbiamo anche abbastanza. O non ci mette più niente, oppure ce ne mette talmente tanti da far schifo che noi diciamo, vabbè, basta. E invece ce ne mette talmente tanti. Però sembrerebbe di no. Quindi io ti direi, vai a scavare magari in un'altra zona, esatto, se li trovi fammi un fischio, cioè proprio devi fischiare, altrimenti io non vengo. Oh, massa! Oh! Abbiamo trovato i diamanti. Li hai trovati? Però sì. Cosa ti ho detto che devi fare? Io non vengo, faccio finta di niente. Vieni qua. Mi devi fischiare, è il richiamo il fischio, cioè tu stai... Devo fischiare. Devi fischiare. Non sai fischiare, ecco, non lo sapevo. Cioè, 20 anni. Oh, guarda quanti. Mi si è rotto il coso. Adesso ti sei rotto. Sì. Quindi vuol dire che me lo devo prendere io. Vediamo quanti sono. Dai, 1, 2, 3. Ci sta. 3 diamanti. Quindi ne abbiamo. Io 5, tu ne hai 2, mi sembra. Se non sbaglio. Perfetto. Oh, i diamanti li abbiamo trovati. Volendo possiamo tornarcene in superficie. Ci sistemiamo un attimino a casa. E volendo può anche concludersi qui l'episodio. Dopo aver picchiato il maiale che abbiamo in casa. O ce lo teniamo? No, è il nostro migliore amico. È il nostro migliore amico. Allora dobbiamo dargli un nome con la name tag. Appena la troviamo, gli diamo il nome.
In caso ci diranno loro che nome dargli, oppure lo facciamo diventare una costoletta, cioè dipende dalle necessità, dipende dalle dipende necessità. Da quello che vogliamo fare. Esatto, da come gira il mood della giornata. Vabbè, quindi niente, che facciamo? Torniamo in superficie? Ci mettiamo sì, un'ora e mezza. Abbiamo abbastanza... Esatto, abbiamo diamantato, abbiamo diamantato.